deciso di iniziare questo lavoro proprio qui, perché riteniamo che diciamo, il Sud sia un territorio che ha bisogno di molto, ma che ha anche tantissime potenzialità che spesso rimangono diciamo, sotto traccia, ma che hanno una forza spesso, una potenza molto forte. E quello che vogliamo fare è diciamo, aprirci, portando esperienze trasversali che vanno dalla fotografia all'editoria, al self-publishing, al giornalismo, che possano aiutarci a dare uno sguardo trasversale su quello che è la fotografia e le sue molteplici facce, quindi che vanno anche sull'arte contemporanea, ma anche sul fotogiornalismo, e perché no, un'informazione che insomma, vada un po' oltre quella che è l'informazione dei giornali. E, il ciclo che presentiamo a mio parere è molto interessante, perché il nostro sforzo è stato quello di riflettere su come nei modelli innovativi di cultura possano essere dei riferimenti e possono essere adottati come modelli di anche impresa culturale, perché oggi come oggi la crisi ci fa spesso scoraggiare su quello che è diciamo, il nostro futuro anche professionale, e qui vogliamo portare delle esperienze invece virtuose, anche felici, che sono riuscite, che hanno il coraggio di portare dei modi nuovi di raccontare le storie o di lavorare, che nel mondo sono degli esempi interessanti. Quindi queste esperienze vengono da fuori, altre vengono dall'Italia, e oggi presentiamo un'esperienza appunto di editoria in cui intendiamo raccontare quindi non soltanto come si fanno i libri, ma anche che cosa significa pensare un libro, produrlo, essere in un mercato, essere in un circuito di festival internazionali, come ci si comunica. Quindi i laboratori che abbiamo pensato insieme ai nostri ospiti partono proprio dall'idea di raccontare non solo gli aspetti artistici, ma anche gli aspetti imprenditoriali. E spesso dietro l'imprenditoria si nasconde anche molta creatività, e questo secondo me è una cosa molto interessante, secondo me da indagare. Quindi vi ringrazio tutti di essere qui, e diciamo, iniziamo oggi questa nuova avventura. Grazie a tutti, passo la parola a Domenico che... Sì. Benvenuti, io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti dell'iniziativa Laboratori dal Basso, e vorrei spendere giusto due parole su quella che è l'iniziativa che è, il motivo per cui oggi siamo qui, se vogliamo, è anche grazie a questa iniziativa Laboratori dal Basso, l'iniziativa congiunta dell'ARTI, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, e Volenti Spirit, che è il programma della Regione Puglia per delle politiche giovanili. Ecco. È un'iniziativa la cui finalità è quella di supportare le giovani realtà pugliesi. Giovani realtà intendiamo associazioni e microimprese. Supportarle in che modo? Dando loro la possibilità di formarsi, quindi di acquisire delle competenze, e come? In un approccio totalmente, così come dice il nome stesso dell'iniziativa, dal basso, quindi un approccio bottom up in cui la palla viene passata completamente in mano ai ragazzi, in mano fuori. In cui, per l'appunto, grazie a questa iniziativa avete la possibilità di decidere praticamente tutto, anziché essere calati dall'alto nei percorsi di apprendimento, avete la possibilità di decidere sulla base dei vostri fabbisogni quelli che sono le tematiche che volete apprendere, che volete affrontare, quelli che sono i migliori docenti da cui apprenderle, e anche le modalità formative. Quindi decidete cosa, come e da chi imparare. Ed è un apprendimento comunque finalizzato a meglio imprendere. Noi nasciamo con un'iniziativa di supporto, non nasciamo con un'iniziativa che deve favorire la nascita, magari anche sì, indirettamente la nascita anche di nuove realtà associative e imprenditoriali, ma quello che vogliamo fare noi è dar voi la possibilità di apprendere per meglio imprendere, per meglio fare quello che già state facendo. Quindi essere in grado poi, se vogliamo, di essere anche sostenibili poi, anche dal punto di vista prima di tutto economico, quindi essere in grado di autosostenerlo in qualunque settore vero operiamo. Un apprendimento finalizzato al meglio imprendere. L'iniziativa si declina in tre azioni, laboratori per l'appunto è questo, quindi percorsi più o meno strutturati della durata variabile fino a 100 ore di apprendimento, poi ci sono le testimonianze, quindi degli incontri più brevi, one shot, in cui avete la possibilità sempre di ospitare con un approccio bottom up, quindi siete voi a decidere chi ospitare,
relatori che abbiano fatto qualcosa di rilevante nel campo dell'innovazione e dell'imprenditoria in qualunque settore. La terza iniziativa è un'iniziativa di mentoring, quindi affiancare alle giovani realtà pugliesi, alle giovani associazioni e microimprese una figura senior, quindi qualcuno che abbia fatto già un cammino, che abbia già maturato esperienza e che quindi dona, mette a disposizione della giovane realtà la propria esperienza, la propria rete di relazioni, le proprie conoscenze. Tutte e tre le iniziative sono attualmente aperte. Vorrei concludere quindi anche con un invito. Naturalmente i docenti, qualora vogliate, crediate in questa, in questa iniziativa ad iscrivervi anche in qualità di mentori. Ecco, quindi c'è un altro momento riaperto, qualora vogliate per l'appunto supportare le giovani realtà pugliesi potete farlo tranquillamente. Lo invito anche a voi, qualora vogliate progettare una vostra proposta di laboratorio o invitare relatori attraverso un'iniziativa di testimonianze, avete ancora la possibilità di farlo. Per laboratori però la deadline per la seconda e ultima scadenza è tra poco meno di 10 giorni, quindi il 27 di giugno. Poi i laboratori potranno essere realizzati a partire da metà settembre fino a fine novembre. Invece per testimonianze avete ancora un mese e mezzo di tempo fino a fine luglio, invece per iniziative di mentoring, di affiancamenti, quindi iscrizione in qualità di mentoring e avvio di affiancamenti, potrà essere prolungata fino al 31 di gennaio 2015. Comunque tutte le informazioni le trovate sui nostri canali, il sito laboratoriodalbasso.it, così come tutta l'offerta formativa, perché così come c'è questo laboratorio ci sono anche tanti altri in altri settori, quindi se volete essere al corrente di tutti quelli che sono i laboratori attualmente in corso e in programmazione, seguite i nostri canali, così come se volete anche informazioni su come progettare anche un laboratorio potete contattarci. Io mi fermerò qui qualche altro, mezz'oretta, dopodiché potete comunque contattarci attraverso i nostri contatti. Ancora grazie, e buon laboratorio e grazie per sempre. Mi piace pensare di non essere un docente in realtà, e anche Alex credo che sia d'accordo. Noi siamo qui per farvi vedere un modello che è un po' diverso dall'insegnare, anzi mi raccomando interrompeteci, chiedeteci domande, contraddiceteci se è possibile, probabilmente lo sarà. Veramente siamo qui non per insegnare, ok? Ringraziamo tutti per l'ospitalità, ringraziamo Anna, Antonio e Francesco per essere stati molto molto gentili, disponibili, carini e fantastici già da ieri. Laboratorio da Basso e voi per la fiducia dimostrataci, perché vuol dire che siete venuti qua perché qualcosa insomma volete sentire, ma non è sicuro che sapete esattamente quello che andremo a dire. Magari non sarà quello che vi aspettate, magari vi sorprenderemo, magari tra mezz'ora andate via, però grazie per essere venuti già da adesso. Comunque io sono Valentina, Alex, mio marito, siamo a Akinabooks. Ci fa molto strano essere in Italia a parlare per la prima volta in italiano di Akinabooks perché è nata a Londra, quindi viviamo a Londra, quindi è abbastanza strano parlare in italiano, però cercheremo di usare il meno termini possibili in inglese. La cosa importante con cui vogliamo cominciare è che oggi non parleremo di fotografia, non è quello di cui ci occupiamo in realtà. Parleremo di photobook. Esatto. A cui arriveremo più tardi, ma giusto per dare un'indicazione. Come avete visto anche dall'esibizione che è stata montata, i libri sui tavoli e le stampe sul muro, appunto non si tratta di stampe singole, ma si tratta di un insieme di stampe. Quindi parleremo non di tecnica fotografica o di fotografia singola, non di print, bensì parleremo di come fare funzionare un lavoro fotografico o di come i lavori fotografici funzionano all'interno di due copertine. Rilegate o no tra di loro? Sì, rilegate o no, per esempio. Comunque del mezzo libro, del medium del fotolibro come cosa a sé stante. Un universo totalmente distinto rispetto alle modalità di presentazioni galleristiche o per l'appunto della foto singola.
C'è un concetto principale che distingue la galleria dal photobook. Il concetto è: il curatore decide qual è la sequenza delle foto sul muro, ma non hai bene in mente qual è il concetto del fotografo. Le foto sul muro sono singole, sono messe una vicino all'altra, e il lettore, la persona che va a vedere la mostra, può in qualche modo decidere quali sono le connessioni, ma non sono così forti, non sono così decisive. Il photobook ha tra due copertine una storia che può essere che può avere una narrativa molto semplice, o può avere dei concetti abbastanza astrusi, se volete. Ci saranno semplicemente due pagine alla volta, e in ogni due pagine ci potrebbe essere una foto soltanto o due foto, queste due foto insieme, o anche quattro, o comunque dipende da come le foto sono messe sulla pagina. Quelle due foto insieme costruiscono già una narrativa di per sé. La cosa importante è la fotografia singola che il fotografo ha scattato, non è così fondamentale come la foto con un'altra foto, con un'altra foto, una sequenza di foto. Sì, la fotografia in sé perde il suo carattere, diciamo, personale, per inserirsi all'interno del discorso complessivo dell'oggetto libro, che viene letto nel tempo sempre, viene letto due pagine alla volta. È una cosa molto base, ma mi fa sempre strano pensarci, perché quando penso a questo libro io non penso che ne ho guardate due pagine alla volta, di cui una era bianca e nell'altra c'era l'immagine di una finestra, perché alla fine della lettura mi si è formato in mente un concetto in base alle connessioni che ho trovato in uno spread intero, oppure tra una pagina che sta prima e una che sta dopo. Quindi il concetto si forma nella mente a fine lettura, una volta che si chiude il libro. Non è come la galleria, che in cui uno entra e a colpo d'occhio ha tutto il materiale. È un'esperienza personale questa, volendo. Pensate sempre che una foto singola potrebbe avere tutte le informazioni necessarie che il fotografo ha voluto mettere dentro. Ma non sempre è così. La maggior parte delle volte il fotografo sa dove è stata scattata la fotografia, chi era la persona, delle informazioni che noi lettori non riusciamo a vedere. Nella galleria magari è semplice, perché c'è una caption, c'è qualcosa di scritto, quindi riesci a capire. Nel photobook non c'è nulla di scritto. La cosa importante è: la foto singola vi dà queste informazioni? Probabilmente no. La foto successiva o quella precedente riesce a cambiare totalmente il significato di quella foto lì. E nel momento in cui il fotografo non è stato bravo, non ha messo nessuna informazione, io, lettore, riesco a in qualche modo interpretarlo. E ho innumerevoli, diciamo, chiavi di lettura e diversi tipi di lettura. La cosa importante è che alla fine del libro, chiudo l'ultima pagina, qualcosa mi è rimasto, almeno se è un buon photobook, di solito succede così, qualcosa mi è rimasto, cosa faccio? Non lo ripongo sullo scaffale, o non vado via dall'esibizione, lo riapro, perché ho bisogno di capire quali sono le interconnessioni tra le foto e qual è la narrativa, o qual è semplicemente il concetto che il fotografo voleva propormi. Come avete capito, siamo molto appassionati di questo mezzo. E vorrei appunto tornare un attimo indietro, prima di presentarne le varie caratteristiche, la funzione e tutto quanto. Andare più che altro indietro al mezzo fotografico, il perché dovrebbe interessare a un fotografo, a un docente, a un lettore, a un collezionista, chi che sia, il mezzo libro rispetto alla galleria come metodo di presentazione. Diciamo che dal 2012 soprattutto c'è stato un certo risorgimento, in qualche maniera, dovuto a vari motivi del mezzo libro come modo di scelta per presentare il proprio lavoro fotografico. Ma quello che secondo me è interessante dal punto di vista di un fotografo o di un lettore, sia a livello della possibilità di presentare il proprio lavoro in una maniera organica e di farlo vedere esattamente nella maniera in cui si è scelto di mostrarlo, a un pubblico che può non avere confini geografici. Questo perché il libro, il fotolibro, presenta immagini in sequenza che possono venire lette in qualsiasi paese. Noi abbiamo pubblicato autori dalla Slovenia, autori giapponesi, autori canadesi. Ma quello che importa è che non c'è bisogno di un linguaggio scritto per poter fruire le immagini.
una lingua, quindi questo trascende, se da un lato questo esperanto visuale può trascendere i confini, dall'altra parte il libro stesso, la circolazione del libro stesso non è legata a un posto fisico per forza, diventerà poi parte di una libreria in questo o quel paese, ma non è come la galleria in cui bisogna essere presenti in un determinato luogo, in un determinato tempo, di solito anche abbastanza ristretto, per poterne godere. Magari uno ne viene a conoscenza più tardi, in molti libri anche noi ce ne rendiamo conto che la prima edizione è già andata e ne prendiamo la seconda edizione. Però comunque è disponibile, uno può trovarli in un modo o nell'altro, rimangono in circolazione per molto tempo e come modo per presentare il proprio lavoro penso che sia ottimale appunto l'idea di avere un audience e di mostrarlo al più persone possibile, a meno che non sia un calcolo programmatico, ma questo è un'altra faccenda. Un'altra storia. E questo dal lato del fotografo, perché questo può diventare una modalità preferenziale di presentare il proprio lavoro. Dal punto di vista del lettore invece è interessante perché uno può vedere il lavoro dell'artista appunto esattamente come ha voluto mostrarlo. Volendo, ogni copia di un libro è in sé un originale, nel senso che non è una riproduzione di una stampa ai sali d'argento, per esempio riprodotta in quadricromia. Questo nasce in quadricromia, nasce nelle intenzioni dell'autore, nello stesso modo in cui questo viene presentato e in cui questo è scritto. E allora dal punto di vista dell'appassionato, del lettore o dello stesso docente che vuole analizzare il corpo di lavoro di un artista, io trovo sia molto produttivo e molto interessante il fatto di poter in qualche maniera prendere il fuoco direttamente dalla montagna anziché passare da un intermediario, da un altro curatore che ha scelto e ha deciso cosa è importante mostrare e cosa invece magari un lavoro secondario. A noi è possibile decidere, vedendo i libri che sono in commercio di un determinato autore, farci la nostra idea avendo il lavoro completo a nostra disposizione e non solamente dei frammenti che sono già stati arrangiati per noi da qualcun altro. Sì, questo era più o meno relativo all'idea del perché dovrebbe interessarmi il photobook e perché a noi interessa. Forse appunto siamo partiti da più avanti rispetto a dovremmo dovuto, quindi adesso partiamo da più indietro esplorando cosa non è un photobook o cosa noi non consideriamo, perché la distinzione non è così netta. Non è un catalogo o una monografia, soprattutto rispetto alla tradizione italiana. Non sono a conoscenza di moltissimi photobook, per come noi li stiamo intendendo nella giornata di oggi, noi li intendiamo normalmente. Nel senso, vediamo dopo, c'è anche qualche esempio, però non è il catalogo dell'esposizione, non è la riproduzione di un altro lavoro, è un lavoro originale e di per sé organico e pensato per stare assieme, non è la riproduzione di qualcos'altro, non è il catalogo e non è la monografia d'artista. Non è nemmeno un portfolio, se ci pensate, perché la maggior parte di noi, voi fotografi, ha sempre mostrato le proprie foto a qualcun altro, o a pezzi singoli, o diciamo un raccoglitore, qualcosa del genere. Non è la stessa cosa, voi avete probabilmente tanti diversi progetti che raccogliete tutti insieme e mettete insieme tutti i migliori scatti. Il photobook di solito non è creato dai migliori scatti. Se ci fosse un photobook fatto soltanto di migliori scatti, vi assicuro, vi annoiate. Riuscirete a capire quali sono i migliori scatti nel momento in cui ci sono degli scatti che sono semplicemente sono leggermente più bassi. Altrimenti il vostro livello di attenzione è sullo scatto migliore, scatto migliore, scatto migliore. Nel momento in cui ce n'è il quinto, non lo vedete come scatto migliore, perché avrà lo stesso livello degli altri. Quindi non riuscirete a costruirvi un percorso intenso di collegamento con le fotografie. Sarà semplicemente scatto migliore. Quello è un portfolio. Il photobook è qualcos'altro, non è quello. Cos'è un photobook? Volete pensare a qualcosa e dirla? Cos'è un photobook secondo voi? Non so neanche bene quanti libri voi abbiate o l'interesse fotografico, appunto, se magari quello più classico o se qualcuno di voi ha già una collezione di fotolibri.
casa. Ma qui abbiamo tantissimi esempi, però... Buoni esempi anche. No? Iniziamo noi. Ok, il photobook è una forma autonoma d'arte comparabile con una scultura, uno spettacolo teatrale o un film. E le fotografie singole perdono il loro carattere fotografico individuale per diventare parti, tradotte in inchiostro, di un evento drammatico chiamato libro. Questa è una delle definizioni più belle in assoluto, un evento drammatico chiamato libro. Sì, no, questo ribadisce appunto il fatto che sia un medium a sé stante, che non sia la riproduzione o la, insomma, la messa in una forma diversa di qualcos'altro, no, è un, questo è un'opera a sé stante, appunto con lo stesso valore che può avere una qualsiasi altra opera d'arte, in una certa maniera, come una scultura, un film, e raccoglie nelle sue intenzioni una narrativa o un umore o dei collegamenti. Quello che è interessante quando si compare a... Compara? L'inglese e l'italiano. Quando si compara a un'opera d'arte, il photobook è democratico. Non è un'opera d'arte che nessuno può avere, nessuno di noi può avere, perché non è un collezionista, non ha fondi. È democratico e questo è molto interessante. Magari poi ne parleremo più avanti facendo degli esempi con Akina Books. È un oggetto originale e organico? Organico, se ne parlerà anche dopo, organico nel senso che il tutto è più della somma delle sue parti, in cui ogni parte del libro concorre ad aggiungere un valore all'oggetto libro. L'autore qui, per esempio, pensa alla scultura, modificato, ha giocato con la forma libro, mettendo alla fine l'indice e mettendo non in rilievo il suo nome, bensì mettendolo all'interno e lasciando il corpo testo solamente con le immagini, a parte il polo con... Un oggetto originale in quanto non derivato o riprodotto da un altro lavoro. Esempio, non è una semplice trasposizione cartacea di una mostra. Di solito la maggior parte dei photobook, quelli buoni, quelli creati appositamente per essere photobook, vengono da un progetto nato esclusivamente per essere all'interno di una copertina, di due copertine. La cover. Tra la prima e la quarta. Tra la prima e la quarta, esatto. L'artista, il fotografo o l'editore stesso che riesce a tradurre quel lavoro in un libro sa esattamente qual è il valore del macro concetto e qual è quello che dovrà essere finito, quello che dovrà finire all'interno del libro. E tutto questo percorso è collegato, non è, di solito si vede quando un photobook non parte, cioè il progetto non parte dall'idea di fare un photobook. Ci saranno dei discollegamenti interni, non ci sarà una narrativa fluida, ci saranno dei momenti in cui sì, sarete sorpresi perché aprirete una pagina che non vi aspettavate, ma non è fluido, non si vede, non so come spiegarlo. I migliori lavori in questo ambito siano quelli che nascono già a livello progettuale in forma libro, in cui la forma libro è stata implementata fin dall'inizio, fino dall'intenzione, fino dal momento in cui scatta il fotografo, scatta le fotografie, sa che finirà il libro e quindi ne utilizza già il linguaggio prima, non lo adatta, non è che dice ah questo sì, ne posso fare, metterlo in galleria, ma potrei anche fare un libro perché circolerà di più e ce ne sono tanti così. Però non è ottimale il fatto di tradurlo poi in un secondo momento. Io penso che i lavori migliori appunto partano come nelle intenzioni dell'autore, come libro fin dall'inizio. C'è Stephen Gill, che è un autore inglese, un artista inglese, che a volte, la maggior parte delle volte, parte di casa con un'idea in testa di un progetto e già sa quale sarà la fine del progetto, già sa quale sarà la forma libro. E di solito quello che fa è
creare il progetto, scattare le foto con già l'idea di una specie di sequenza in testa e già l'idea della cover, della copertina o di come sarà la parte esterna delle pagine, come sarà la costa, e già in testa, nel momento in cui scatta, già sa. E non sono tutti così, chiaramente, lui è abbastanza artista. Potrebbe essere un problema. Potrebbe anche essere un problema, esatto. Di avere già una struttura troppo forte può limitare la generazione. Esatto, nel momento in cui ne ha fatti 25, sono quasi tutti belli, ma direi che ha un buon metodo, esatto. Sicuramente lui è particolare, per esempio, perché non lavora mai con case editrici, è un self-publisher, quindi si pubblica da solo i propri libri, e probabilmente lui ha bisogno di questa libertà di seguire il processo, perché ce l'ha già in testa dall'inizio. Immaginate un editore che gli va a dire: però perché non mettiamo la copertina di questo colore? Probabilmente si sconvolgerebbe, quindi ci sono persone che sono adatte, artisti che sono adatti a questo processo, e altri invece che hanno bisogno magari di più aiuto. Rispetto al discorso del progetto, mm-hmm. Cosa, io adesso sono fotografo, voglio parlare dal punto di vista di cui mi ha comprare tutti i libri a casa, forse dico la sciocchezza, però i libri a cui poi sono rimasto più affezionato sono quelli che dal punto di vista più infantile mi hanno reso, cioè, mi piace molto anche la pagina di show, ma sono due cose totalmente differenti, sono legate anche all'immagine. È pazzesco come l'immagine funzioni molto se la sensazione tattile è in più. Assolutamente. No, c'è anche il discorso di un chiostro che ha un odore particolare rispetto a quello che lo mostra. E questa cosa qui è interessante. Aspetta, c'è un... Aggiunge un livello, il libro aggiunge un livello completamente diverso alla funzione, per esempio in galleria, appunto il fatto che sia un oggetto aggiunge all'esperienza di lettura, che l'esperienza di lettura secondo me è la parte importante. Uno richiede del tempo, di sedersi, di chiudere il computer o appunto le occupazioni del giorno, e richiede del tempo qualitativamente diverso da quello che uno impiega durante il lavoro o durante il resto della giornata. E questo tempo lo occupa con quello che offre, appunto è un'esperienza tattile, un'esperienza volendo attiva, e questa è l'esperienza di lettura, penso sia una parte importantissima del libro, è perché ci piace. Beh, c'è anche da dire che a volte il design, quindi per esempio la scelta della carta piuttosto che la scelta della rilegatura, può andare a coprire le foto o il concetto in sé, e quello è sbagliato chiaramente. Di solito diciamo, l'equilibrio totale è nel momento in cui il design è funzionale a quello che c'è dentro il libro, e quindi la scelta della carta, per esempio, se io devo fotografare, se ho un progetto che è scioccante, è forte, è pieno di colori, probabilmente userò una carta lucida o silk, una carta che mi dà questa sensazione di quasi io di impatto, sì. O a volte magari ho qualcosa di molto più intimo, di molto più pacato, di molto più riflessivo, e quindi magari una carta matte, opaca. Sì, comunque tutto aggiunge e toglie al senso complessivo, anche i dettagli a cui uno non ha pensato. Quelli verranno interpretati come: ah, qua non ci ha pensato, oppure questo non c'entra tanto con il libro. Sia la rilegatura, il tipo di stampa, l'inchiostro usato, i toni, come il libro si apre, la rilegatura si apre bene, non si apre bene, nel libro, quando diventa un oggetto, ognuno di questi elementi costitutivi diventa significante. Perché è un'esperienza in sé. Nel senso, anche un libro che non si apre bene, magari è sbagliato, ma magari c'è un senso dietro, magari c'è qualcosa di nascosto che... Sapete quando c'è la parte interna delle due pagine e a volte delle foto vanno a scomparire quasi all'interno? A volte ho sentito sempre che dà fastidio. A me non dà fastidio quando ha senso nel libro, nel progetto. Perché magari sono io che devo avere la sensazione di fastidio apposta, perché è quello che il fotografo vuole darmi, o fare l'editore, scomparire, insomma, qualcosa, fare scomparire qualcosa, oppure io che devo andare a cercare, o a leggerlo, per esempio.
non sempre funziona, a volte il design o le scelte sono eccessive, vanno quasi a coprire il progetto, ma quando funziona è un'esperienza a tutto campo e di solito insomma, ti porta a riaprire il libro più volte. Che poi è quello che succede anche con un libro di testo, nel senso nel momento in cui uno si ricorda una frase la va a rileggere, con il photobook è forse anche più semplice, nel senso che sai più o meno, se ti ricordi più o meno la sequenza sai dove andare a ritrovare quella foto specifica che può essere quasi la frase che ti ricordi, però è un'esperienza, torni sempre nel momento in cui è fatto bene. Questo, insomma, un oggetto organico in tutte le in cui tutte le parti concorrono ad aggiungere un contributo all'esperienza di lettura, esattamente quello di cui abbiamo parlato adesso. Il lavoro fotografico è pensato specificatamente per essere presentato in forma libro. È un medium autonomo con un proprio linguaggio, e come dicevamo prima... Sì, mi fermerei un secondo sull'idea del linguaggio, sì. Che non so se è vero o sbagliata, ma ce la siamo fatta noi questa... costruendo libri e decostruendoli, cioè a volte cercando di capire come mai l'autore o l'editore hanno fatto determinate scelte anziché altre, cerchiamo di decostruire un libro e dire ok, ha scelto di fare questo perché o perché no. C'è anche un po' di malizia in questo che inizialmente non avevamo. Io personalmente non ho studiato fotografia se non da autodidatta e ho trovato all'inizio abbastanza difficile proprio leggere i fotolibri, leggerli nella loro complessità e non come serie di immagini singole, che questo è molto semplice, oh, questa mi piace, questa non mi piace, questa mi piace un po' meno. Il capire il filo conduttore, capire come queste interagiscono tra di loro, come capire cosa l'autore mi sta dicendo e con quale grammatica. Non esistono regole scritte per questo, ma dopo un po' di lettura è quasi intuitivo, secondo me, il capire questo linguaggio, che però ciò nonostante va imparato, penso che vada imparato. Ma di solito l'inizio e la fine dei libri rimangono molto, ed è quello che sia il fotografo che l'editore punta molto, perché è quello che alla fine apri o chiudi, nel senso lo sfogli in mezzo, ma non riesci a ritornare alla stessa pagina, ma la prima e l'ultima sono quelle che vedi all'inizio e alla fine. Vi faccio un paio di esempi. Tra l'altro questo è un libro molto difficile, se abbiamo tempo questo, però mi piacerebbe provare a fare una lettura di come noi leggiamo un libro. Vi faccio un paio di esempi, sono tutte e due fotografi giapponesi, non vi dico nemmeno i nomi perché non sono nemmeno tanto famosi, però ho due libri in testa, Atsushi Fujiwara, Butterfly Had a Dream. Uno degli ultimi libri che ha pubblicato, un libricino piccolo, costruito in una maniera cinematografica quasi. Molto lineare, molto strano lineare. Per i giapponesi. Esatto. No, infatti sono tutti e due esempi che sono particolari, perché l'altro è Tanaka. Questo Butterfly Had a Dream è la storia di una ragazza che è una... Maestro di bondage. Hanno un nome specifico, adesso non mi ricordo. Il cui padre era un collezionista di farfalle. La sua storia personale di lei è abbastanza drammatica, le hanno tolto il bambino, non so dove era finita, insomma, abbastanza drammatica. L'inizio è un ritratto in mezzo alla strada di lei, un altro ritratto in mezzo alla strada di lei, molto simile, quindi passaggio temporale probabilmente di qualche minuto, nemmeno di qualche ora perché era vestita uguale. E poi a un certo punto 4-5 immagini di bondage, che tu dici ok, allora io già so chi è questa persona e mi faccio un'idea mentale, ma poi no, sì, perché entra subito nel vivo, una piccola introduzione, uno si aspetta qualcosa di diverso, una specie di jump cut chiamato in linguaggio cinematografico, quando ci sono due immagini che sono un senso anche sì. di sbagliato volendo, sì. No? Che può venire usato, ma due immagini molto simili tra di loro, dopodiché subito nel vivo. Sì, le quattro di Bonda ci sono una vicino all'altra e sono praticamente lei che
costruisce il bondage di questa modella, e poi a un certo punto è la sua figlia, i prati, è lei che va in giro, e le farfalle, e poi si vede la drammaticità, però è molto dopo. Quindi c'è un momento in cui non capisci, ed è quella la cosa principale di questo libro, perché ogni volta che giri una pagina non ti aspetti quello che sta succedendo, e poi a un certo punto entri quasi nel film, perché è molto cinematografico mentalmente, quindi riesci a capire qual è la storia senza nemmeno dover leggere la parte finale, ed è molto importante quando non c'è un'introduzione ma c'è una postfazione, quindi tu leggi tutto il libro soltanto a immagini e poi alla fine riesci a capire, ah, questo voleva dire, ecco cosa voleva dire. A volte serve un aiutino, a me piacciono i libri che funzionano senza nessuna parola, ma per l'appunto a volte un aiuto per capire meglio di cosa sta parlando, magari se da una cultura molto differente dalla nostra può essere utile, sì. L'altro esempio che voglio farvi è invece di un fotografo giapponese che vive in America e che ha seguito una band in tour per un po'. E il libro in sé Koji Onaka. Il libro in sé è abbastanza particolare perché lui è giapponese e uno si aspetta comunque la cultura presente nella fotografia o nei suoi punti di vista, e lui è invece diventato totalmente americano, perché probabilmente è molto presente nella cultura americana. L'inizio però è giapponese. Hai una copertina nera, lucida, orizzontale, e una grafica rosa fucsia. Sì, non una sai nemmeno... di simbolo di flash. Sì, non sai nemmeno cosa aspettarti, perché poi non c'è nemmeno il titolo, cioè forse è soltanto sulla costa, e il titolo è do it, quindi vuol dire probabilmente è come un da, qualcosa del genere, ok? Le prime tre foto sono paesaggio verde, nient'altro, paesaggio molto simile, molto vicino anzi, probabilmente è qualcosa che adesso guardando il libro, pensando al libro, probabilmente è quello che tu vedi dal finestrino della macchina andando in tour, ma non lo sai all'inizio. Tu ti aspetti un libro di, non so, paesaggi o una storia molto intima, personale, non so. La quarta foto è un ragazzino così, che si tira indietro sulla sedia e ha la bocca aperta e sorride e sembra vivere veramente quello che sta per succedere. E subito dopo cominciano una serie di richiami alla cultura americana, al on the road, all'essere in tour per tanti mesi, e non c'entra niente in realtà all'inizio, cioè se ci pensate non c'entra, non mi dà il mood. E non sono neanche scatti incredibilmente belli. No, assolutamente, però l'idea è non vi dà il mood, però vi sorprende. E perché uno si ricorda questo inizio? Perché sorprende, perché è diverso da quello che c'è dentro, e quello che c'è dentro però me lo ricordo proprio perché ho iniziato a pensare a qualcosa e poi mi sono stata sorpresa. Ed è interessante come noi attraverso le immagini riusciamo a comunicare in diversi modi lo stesso identico concetto. Magari probabilmente voi avreste usato qualcos'altro per iniziare, anch'io probabilmente, magari la cosa più semplice era un furgone. Sicuramente, tutte le persone. Sì, esatto. Noi abbiamo un workshop così in cui utilizziamo un totale di, quante sono, 60-70 immagini, in cui le persone divise in gruppi devono editare in un libro, e non è mai capitato che due gruppi fanno una cosa e sono anche a livello di concetto, per non dire di sequenza, proprio a livello molto base sono sempre diversissimi. Ok, torniamo, perché poi quando cominciamo a parlare di libri potremmo parlarne per ore, però magari cerchiamo di capire cos'è ancora un libro. Ah, le fotografie acquisiscono un nuovo senso e valore quando poste in prospettiva dalla sequenza e dal libro come insieme. Sì, sequenza è una cosa molto semplice, anche quando uno guarda due immagini, vediamo se c'è qualcosa di doppio. Qua non c'è. Ce n'è molto poco. Ce ne sono poche di doppie. C'è qualcosa. Vabbè, l'inizio interrogation. Ogni volta queste perdono il loro valore di immagine singola, e noi le vediamo in relazione una con l'altra, quindi formiamo nella nostra testa una terza immagine. Cioè adesso vediamo, leggi un po' questo. Non si vede.
bellissimo. Prato, mucca, ragazza con costume, un bastone in mano e una borsa. E sta andando verso un posto. E il posto probabilmente non è questo. È rivolta in una direzione. Noi adesso pensiamo che possa essere andata verso un posto. Questa è una cosa che noi... Certo. Sì, sì, no. No, però aspetta un attimo, sì. Però aspettiamo, aspetta, cosa c'è prima? Un double spread con un paesaggio invernale e un ritratto molto, molto scuro. Lei guarda nella stessa direzione. Cosa c'è dopo? Un postaccio. Questo libro di che cosa parla? Sì, vabbè, non è che sempre è anche no, no, sempre no, però... bisogna leggere in maniera così lineare. No, però è verso la fine, effettivamente, della prima parte. E poi c'è la parte di interrogation. Beh, questo ne vuoi, sì, questo ne vuoi parlare? Parliamo ne parliamo dopo. Okay. Era un esempio che non abbiamo tirato abbastanza bene. Lo faccio girare dopo. Così intanto posso. No, no, fallo girare. Ah, ok, è come si prende i pezzi. Giusto. No, giusto, quando, così quando ne parliamo si sa di cose. Senza questo. No, invece con questo. Parte del libro è che bisogna prenderlo e tirarlo fuori. Mi raccomando, rimettetelo dentro ogni volta che lo passo dal vicino. Ok, esattamente quello di cui stiamo parlando. Le fotografie sono legate una all'altra in base all'intenzione dell'autore e dalla narrativa da lui imposta. Questo crea un universo con le proprie regole, umore e narrativa, rilegato tra la prima e la quarta di copertina. Ogni copia può essere considerata un originale, esattamente come l'autore ha voluto mostrare il proprio lavoro. Il photobook come il libro d'artista. Come libro d'artista. Beh, titolo di capitolo. Vogliamo andare avanti o fermarci? Quanto abbiamo ancora? Non so, se vuoi io farei anche un giro, a me piacerebbe ascoltarvi. Sì, allora finiamo qua, ce n'è poco, anche perché vogliamo... molto, questo è molto relativo a come noi operiamo. I libri di artista sono libri o oggetti a forma di libro sulla foggia, configurazione e aspetto finito di quale... Questo non ho capito se l'ho scritto bene. Sì. C'è qualcosa di... No, configurazione e aspetto finito di quale l'artista ha voluto una totale capacità di controllo, dove il libro è considerato come opera d'arte in se stessa. Pratica è quello che abbiamo detto prima, in cui ogni parte del libro diventa un significante. Quindi la rilegatura, il fatto che sia un cordino in mezzo o che questo sia in un box, assumono tutti senso all'interno dell'opera. Niente è messo a caso. Quando un artista ha libertà di curare tutti i particolari del libro, appunto questo libro diventa non semplicemente una pubblicazione, ma viene considerato libro d'artista, che sia in copia unica, tiratura limitata, ma secondo me non c'è problema anche se questa viene mass prodotta. Se ci sono 1000 copie di qualcosa ideato per essere visto in una certa maniera, per me questo rimane un libro d'artista. Io direi che da qui possiamo cominciare a parlare di Akina in sé. Sì. Perché voglio cominciare adesso? Perché ci è stato detto più volte che noi siamo considerati, noi facciamo libri d'artista. E non è assolutamente vero. Noi non siamo gli artisti, noi siamo gli editori. Il problema nostro, se volete chiamarlo problema, è che siamo anche i creatori, rilegatori, stampatori, seguiamo tutto il processo. A volte è capitato che un fotografo venisse da noi con un progetto bellissimo, ma che non sapesse assolutamente come farlo diventare libro. E di parto dall'ultimo, quindi. Parti dall'ultimo, esatto. E poi riporto di qua. E di conseguenza la nostra parte non è diventare l'artista che crea il libro, ma è cercare di tradurre quello che l'artista ci dice in forma libro. Siamo nati e cresciuti, abbiamo cominciato Akina 2 anni fa, meno di 2 anni fa, settembre 2012, dall'esigenza probabilmente di costruire qualcosa, cioè di andare contro la fotografia in sé,
Io ho studiato fotografia e ho cominciato a perdere interesse nella fotografia singola tanto tempo fa. E lui ha studiato comunicazione e giornalismo, quindi probabilmente ci siamo semplicemente uniti quello che avevamo studiato e abbiamo cominciato a interessarci di libri. Il nostro modello è abbastanza particolare perché non andiamo, beh, fino adesso almeno, non abbiamo mai stampato fuori, abbiamo sempre stampato in casa. Abbiamo prima affittato delle stampanti, poi l'abbiamo comprato dopo un po', delle digitali abbastanza grandi. Il nostro appartamento è probabilmente questa stanza e facciamo tutto lì. Sotto il letto a mezzanino abbiamo una stampante grande e a volte abbiamo il turno di notte e il turno di giorno, quindi magari qualcuno dorme mentre l'altro stampa. Anche sarebbe impossibile andare o tornare dall'ufficio alle 4 di mattina tutte le volte, quindi per i nostri orari di lavoro è perfetto in questo momento. Il processo, sì, ma il processo è 24 ore su 24, sì. E forse anche per quello che ci hanno invitato, perché parliamo sempre soltanto di foto per foto. E quindi magari era anche un po' più interessante mettere questa parte familiare in mezzo. Comunque abbiamo deciso, non è stato un problema economico, forse sì anche una scelta economica, ma la scelta di fare tutto in casa è soprattutto per mantenere il controllo e creare qualcosa di diverso. E a un certo punto ci siamo resi conto di aver costruito un'identità prima dei nostri libri e la nostra identità è facciamo le cose fatte a mano, perché nessuno ce le voleva fare in realtà. Abbiamo cominciato a chiedere in giro in Inghilterra, ma anche qui in Italia, abbiamo bisogno di 100 copie rilegate in questo modo e nessuno voleva farle. È una cosa un po' particolare, nessuno riesce a farlo. La bega perché anche perché le dovrebbero fare loro a mano comunque, sì. Quindi non esistono certe macchine, non riescono a farti certe rilegature. Tipo questa, per esempio. Sono assolutamente la maggior parte delle copertine rigide sono fatte a macchina, però c'è sempre la persona che ripiega la carta per coprire la copertina rigida e per metterla nella macchina, quindi c'è sempre una parte fatta a mano. Noi, vabbè, facciamo veramente tutto, nel senso, se potessimo piantare alberi e produrre la carta in giardino lo faremo. Non siamo ancora a quel livello. No, una volta mi ha detto non ti azzardare. Esatto. Però non siamo ancora a quel livello, magari ci arriviamo. Siamo arrivati sicuramente a per fortuna non mi ricordo i numeri, però a piegare probabilmente qualcosa come 100.000 fogli. Sì, perché poi mi ricordo le stampe, quindi mi ricordo quante stampe abbiamo fatto. O a fare i buchi per rilegare quantomeno 3.000 libri, cioè robe del genere. Siamo arrivati a numeri e livelli che non ci aspettavamo in meno di un anno e mezzo. Abbiamo pubblicato 24 libri più due curati, perché oltre ad avere la casa editrice abbiamo deciso di aprire in qualche modo ai self-publishers che non sanno come produrre un libro, non sanno come idearlo, non hanno ancora ben chiaro l'idea e però lo vogliono fare da soli. Noi offriamo in qualche modo un aiuto, quindi curiamo tutta la parte di Book Project e se vogliono arriviamo anche a stampare, rilegare le copie fatte a mano, eccetera eccetera. E l'ultimo progetto, per esempio, è Daisuke Yokota Ling, che sono in realtà lo stesso libro, cioè sono le stesse immagini, diciamo, sono due libri differenti. Uno per appunto l'esperienza di lettura è molto diversa rispetto a questo qua, in cui si vede la gray board, la copertina grigia. Questo di solito sta all'interno, non si vede mai. Un libro a copertina rigida, questo è quello che sta sotto la copertura. L'abbiamo voluto lasciare a vista. Diciamo questa è una forma ibrida che abbiamo un po' inventato noi, in cui c'è il quarter leather, la rilegatura di pelle che arriva fino qua, però senza nessun'altra cosa decorativa. C'è un lino cut che
abbiamo fatto con una pressa di queste dimensioni, che è un rullo che era per l'asfalto, e l'abbiamo trovato e l'abbiamo utilizzato di modo da farlo ogni volta diverso. Avremmo potuto andare a fare una copia perfetta delle stampe perfette, ma abbiamo deciso di farli una copia diversa dall'altra, perché l'autore, come dopo facciamo vedere, ha un processo di lavoro abbastanza simile. Quindi abbiamo pensato anche che la stampa stessa debba in qualche modo rispecchiare ciò che si trova all'interno del libro. Abbiamo preso per la rilegatura invece delle ispirazione dal long stitch, è chiamato, una rilegatura italiana del 1800, comunque noi siamo italiani, questo è frutto di una collaborazione tra Italia, Inghilterra, Giappone. Non so bene mai come considerarci in realtà, ma... E quindi volevamo si mostrasse anche nella produzione stessa del libro che questa sia una collaborazione. In Giappone hanno questo dove si trova il titolo, questa banda qua è il posto classico in cui loro mettono il titolo e il nome. Però loro utilizzavano il legno, noi abbiamo utilizzato il lima cut, il linoleum, un'incisione su linoleum che viene trasportata avanti. Infatti si può leggere sia in maniera occidentale che in maniera che alla giapponese dalla fine del libro. È un libro speculare. Per questo invece abbiamo scelto di prendere ispirazione dalla rilegatura giapponese, facendola un po' diversa. Abbiamo unito un paio di rilegature aggiungendo, togliendo buchi e lasciando questi, il Kanxi si chiama questa rilegatura con i bordi qua, che è secondo me buona a livello decorativo, ma anche aggiunge stabilità, quindi non è solamente questo genere di decorazione. Il lavoro di Daisuke, che questo anche dopo lo faccio passare, è basato sul prendere frammenti di vita quotidiana tramite il processo fotografico e la manipolazione farli diventare qualcosa di altro, qualcosa di alieno addirittura, ma i suoi soggetti sono molto semplici, diciamo. Sono colonne, sono ritratti o parti del corpo, sono tende. Sarebbe capace di prendere questa stanza e farci dire ma dove sei andato a fare queste foto? Lui è trovare queste cose strane nella vita di tutti i giorni. E in più il suo processo prevede il fatto di rifotografare immagini fino a 10 volte in modo di aggiungere rumore analogico anziché rumore digitale. Lui parte da una fotografia digitale, dopodiché la stampa, la rifotografa, la passa in camera oscura, fa una stampa che viene ripresa da un'altra macchina fotografica e un'altra ancora, fino a che non arriva a questa sporcizia programmatica di vissuta, a questo corpo che si può vedere al contrario, ma questo si vede anche da due parti, una specie di via di mezzo tra un negativo e un positivo. Non è una solarizzazione, ma nemmeno questo è il suo modo comunque. E per questo libro abbiamo deciso di utilizzare un piccolo segreto tecnico a livello di stampa. Abbiamo usato una carta che tranquillamente può essere utilizzata con la digitale, con la macchina digitale, e con una diversa temperatura del toner il colore va via. Con il fuser è la parte, adesso non voglio annoiare con dettagli tecnici, comunque, che regola la temperatura con cui il toner verrà ad attaccarsi alla carta. Se uno lo tiene più basso o non con una carta diversa, se tu gli dici che questa è carta da copie, non si attaccherà bene. E noi l'abbiamo voluto utilizzare apposta in questo caso. Questa copia è quella display, quindi la vedete veramente già un po' distrutta. In realtà l'immagine qui è perfetta all'inizio. Quindi nel momento in cui avete la copia iniziale è perfetta, non vedete nessun errore, nessun problema. Nel momento in cui si comincia a toccare,
ti rimane un po' in mano e voi perdete in qualche modo la copertina di questo libro, e ha molto senso per far arrabbiare i collezionisti o per farli comprare di più? In realtà noi non volevamo assolutamente né farli arrabbiare né che comprassero per questo motivo, ma ci è stato detto che è stata abbastanza un attraente, diciamo, sì. È piaciuto molto. Perché questo? Ma non perché vogliamo fare quelli particolari, i radio chic, esatto, è perché se queste foto sono distrutte anche il libro si deve distruggere in qualche modo. Lui è un lavoro sulla memoria e come la memoria cambia in base al tempo. Adesso fa delle interviste abbastanza complesse, quindi per il lavoro, se vi interessa, per l'intervista intera vi rimanderei a prenderli, però penso che gli elementi stilistici e relativi al processo li abbiamo abbastanza toccati. Eravamo arrivati a questo partendo dal libro d'artista, per dire che noi non facciamo libri d'artista, seppur curando tutti i particolari che possiamo di volta in volta, che vogliamo curare, però appunto sono frutto molti di una collaborazione o di una traduzione, appunto in forma libro, di un progetto fotografico che a volte non era stato subito inteso come libro, o qualsiasi. O a volte capita anche che il fotografo abbia un'idea molto molto forte e quindi abbia già delle foto pazzesche che insieme vanno bene per un libro, che abbia delle idee molto forti a livello grafico, a livello di esposizione, ma che noi non riconosciamo, ma non perché abbiamo un forte gusto, è perché cerchiamo di metterci nei panni del lettore medio. E quindi se non riconosciamo delle scelte come logiche, come attinenti al concetto in sé, ci poniamo le domande perché. È quello che dicevo prima, quando il design è funzionale allora il libro funziona, quando il design va sopra al concetto o non gli aggiunge nulla, allora c'è qualcosa che non va. E in quel modo lì di solito le collaborazioni risultano ancora più interessanti, perché c'è un dialogo molto forte, il fotografo arriva con un'idea molto forte, noi diciamo un'altra idea molto forte, raggiungiamo un compromesso insieme che porta le due parti ad avere entrambi in qualche modo ragione alla fine. E chiaramente lì di nuovo non possiamo definirci artisti, come l'artista probabilmente non si definisce più artista, perché la collaborazione è la parte principale. Noi siamo chiaramente è un modello di casa editrice abbastanza particolare. Le case editrici di solito funzionano in due modi. Il primo, tradizionale, l'editore sceglie o gli viene proposto chi pubblicare, investe in tempo, in denaro e in fiducia nel lavoro, produce il libro. L'artista ha una percentuale o un numero di copie e la distribuzione avviene a livello rispetto alla grandezza della casa editrice. O un altro modello, che è quello che sta purtroppo, e sottolineo purtroppo, si sta aumentando nell'ultimo periodo, probabilmente dovuto alla crisi anche, è il fatto che il fotografo debba pagare per essere pubblicato. Io sono la prima, e probabilmente lui mi seguirà a spada tratta, non pagate, non è quello, non si pubblica così, pubblicate da soli piuttosto, non pagate mai una casa editrice per farvi pubblicare i vostri libri, la casa editrice vi darà si pagherà tutti i costi di produzione e allora non interesserà più promuovere il vostro lavoro e sarete semplicemente un altro nome nella lista. È veramente importante, e ogni volta che parlo a fotografi cerco di sottolinearlo, perché non è assolutamente molto importante. Esatto. Sicuramente pensate che l'artista possa contribuire, abbia l'opportunità di contribuire al rischio finanziario, in cambio abbia una determinata quantità di copie. È un conto, io su questo sono anche d'accordo, noi non operiamo così, noi cerchiamo di coprire tutti i costi e diamo le copie. Ma appunto c'è il problema del vanity publishing, che sarebbe che tu paghi, dai le tue foto e sì, il tuo libro viene pubblicato,
ma probabilmente è già pagato, quindi non ha neanche bisogno di essere distribuito chissà quanto. Anzi, a volte ho sentito addirittura che vengono chiesti più soldi di quelli necessari alla della produzione. Quindi no, solamente per quelli tra di voi fotografi di stare un po' attenti, vedere caso per caso e anche considerare l'idea di andare da soli, di prendere un proprio progetto e andare con il self-publishing che adesso sta funzionando, i costi sono calati rispetto alla stampa digitale, per cui si può anche fare una prima prova così e magari portarla in giro, però questo è una possibilità da tenere conto adesso. Cioè, vari esempi di successo. Il self-publishing funziona in questo momento perché anche lo stesso pubblico ha capito perfettamente che non deve soltanto seguire dei nomi che gli vengono propinati o dati o proposti dalle case editrici. Ci sono degli esempi eclatanti come Cristina Demi de Afronauts o stesso Paloma in l'aire, quello che avete in mano, Saluti da Pineta Mare, sono tutti libri pubblicati in 1000 copie. Ah, si apre? Sì, perché ne ho anche uno io, ma apro questo, tanto. Sono tutti pubblicati in 1000 e più copie, il che vuol dire che queste persone singolarmente hanno pubblicato 1000 copie e le hanno dovute portare in giro. E la maggior parte, Cristiana De Mille l'ha vinto un sacco di premi ed è finito. Salvatore è stato uno dei primi nuovi fotografi italiani a uscire all'estero e a essere riconosciuto a livello internazionale. È interessante vedere come le case editrici ultimamente cercano di produrre meno copie e i self-publisher invece ci credono talmente tanto che arrivano a pubblicare da soli 1000 copie e a mandarle in giro. È sicuramente un modello interessante perché si riesce a contenere tutto il processo nelle proprie mani. È difficile a volte. È anche pericoloso, per lo stesso identico motivo. Esatto. Bisogna cercare solo di non cadere nell'autoreferenzialità, è molto importante lavorare con altre persone, magari lavorare con un grafico, per esempio come fanno molto in Netherlands, in Olanda, lavorano quasi sempre, i libri sono frutti di collaborazione tra un fotografo e un grafico. Spesso un editor, perché per un fotografo è molto difficile scegliere le proprie immagini a causa del, non dico dell'ego, ma dell'affezione, di tutte le cose che uno già sa dei propri scatti, la difficoltà di togliere lo scatto migliore anche se questo non funziona nella sequenza. Anche a volte non è nemmeno lo scatto migliore, a volte è quello che dicevamo prima, a volte il fotografo sa delle informazioni, ha delle informazioni riguardo la foto e continua a dirti perché non le vedi, non le vedi, è lì, deve perché essere non così, c'è. Perché non c'è, se io non le vedo è perché non ci sono. E, non tu, in generale, sì. Chiaro. Uno sa come la foto è stata fatta, cosa sta succedendo in quel momento. Sicuramente nel self-publishing essere insieme a qualcuno è meglio. La parte interessante del self-publishing in giro per l'Europa è la Spagna. La Spagna è un... sì, dimmi. No, volevo dire che secondo me una questione molto importante, poi diciamo, editoria, cioè case editrici tradizionali, tra virgolette, self-publishing, però c'è una questione che è comune ed è una questione di responsabilità, cioè le case editrici che si comportano in quel modo, quindi che permettono all'autore di stampare il libro semplicemente appunto pagando, no? È che loro mancano, diciamo, quotidianamente il loro ruolo civile, no? Che è fondamentalmente quello di riconoscere la loro attività editoriale un forte gioca un ruolo importante a livello di educazione, di formazione riguardo la fotografia o qualsiasi altra cosa che loro decidono di pubblicare. E questo vale anche per il self-publishing o le case editrici indipendenti. E forse vediamo che
case editrici indipendenti e self-publishing si assumono un maggiore senso di responsabilità e poi forse mi permetto di dire nel vostro caso, no, che questo senso di responsabilità si esprime anche nel dialogo che voi instaurate con l'autore. Cioè, sarebbe molto facile una critica del tipo va bene, ma dove finisce Achille, dove nasce l'autore? Invece è molto interessante come voi, oltre a educare l'autore, educare e aiutare l'autore nella costruzione del volume, fate un forte lavoro di educazione all'ascolto, appunto. Sì, sì, ascoltate molto l'autore e viceversa. E già lì rispondete a, cioè imprendete a livello sociale, a livello civile, a livello culturale, e questo è quello che manca alle case editrici, a molte, non dico tutte, a molte case editrici tradizionali, per quanto ne esistono comunque di etiche, tra virgolette, di normali, ecco. Sì. Sì, no, non volevamo alzare la polemica, era solo proprio per mettere in guardia, per mettere in guardia fotografi. Sì, sì, sì. Invece è una questione di certo, carattere, è vero. Di responsabilità, ecco, di ordine civile. Ma guarda, credo anche che la nostra responsabilità sia quella di anche di promuovere in qualche modo il self-publishing, perché chiaramente noi abbiamo cominciato con un paio di libri nostri, quindi in qualche modo siamo rimasti con quell'idea di self-publishing. Però c'è anche da dire che nel momento in cui io vedo sempre di più libri prodotti dagli stessi fotografi, penso anche che queste persone sono anche lettori e mi stanno proponendo qualcosa, quindi è come uno scambio, io propongo a loro, loro propongono a me. E l'interesse aumenta e dobbiamo sempre ricordarci che siamo una nicchia nel mondo, che in nel mondo della fotografia, tra l'altro, ma in questo momento storico il massimo numero di produzione è 2000 copie e negli anni case indipendenti fanno una tiratura di 2000 dignitosa, diciamo. Se tu mi parli di Salgado e Genesis non è 2000, okay, no, parli di Tasker, anche quelli sono... No, infatti non parlo di Tasker, no. Però mi ricordo l'altro giorno a Bristol c'erano dei photobook degli anni 60, degli anni 30 addirittura, e c'era scritto 10.000 copie, 30.000 copie, ed è come i libri normali, i libri di testo vengono pubblicati in anzi anche di più, un milione di copie vendute. Io sogno di scrivere un giorno su un libro pubblicato da Kina la fascia hobby con scritto un milione di copie vendute. Vabbè, scriverlo puoi scriverlo. Probabilmente un giorno lo farò, ma giusto così per anche prenderci un po' in giro, perché alla fine siamo veramente pochi. E anche noi quando guardate sul nostro sito e ci sono 25 libri e 20 sono, no, 22 sono sold out magari, e tutti dicono wow, bravi, avete fatto tutti sold out. Stiamo parlando di 100, 200, 300 copie massimo, quindi i nostri numeri sono veramente bassi. Certo, fa piacere vedere il sold out da una parte, dall'altra no, perché molte persone magari ci richiedono ancora e avremo più copie magari, però i nostri numeri sono relativi al fatto di farli a mano. Beh, 10.000 copie fatte a mano, sì, no, prego. No, assolutamente, l'ultimo. Ci sono dei pro e contro della tiratura, il fatto di avere una tiratura bassa può anche, appunto, è un aiuto per quanto riguarda la sperimentazione, la ricerca di nuove strade, poi si vede come riproporre queste cose che stiamo scoprendo nella produzione di massa, se e quando sarà il caso, per esempio. Un'altra cosa del tuo discorso... Poi ci accompagnate in un tour. Ah sì, facciamo un tour, perfetto. Però rispetto al... dicevi la critica che sarebbe semplice muovere, dov'è che finisce l'autore, inizia Kina, eccetera. E questo mi trovo con questo qua, che è il dummy del libro che abbiamo presentato, l'edizione piccola, e questo è non fare perché aveva troppo della forza della nostra personalità e un po' meno dell'autore. Abbiamo cercato di... è difficile tenere un balance, un essere bilanciati su un equilibrio, ed è difficile mantenere, ci proviamo, ma... Posso dire dove questo non sarebbe stato bilanciato, nella scelta del titolo e di una grafica che per noi aveva senso,
ma che abbiamo una cosa per l'Atlantia, il libro di Abbott in cui va questo, basato in questo mondo bidimensionale in cui arriva una sfera tridimensionale, comunque c'è tutta questa storia su un piano. Era un riferimento nostro grafico rispetto al suo tipo di fotografia, che abbiamo detto no, questo è meglio non metterlo, però anche se ci piaceva molto non avrebbe senso. Poi rispetto ai suoi titoli sono tutti di una parola, abbiamo deciso di mantenerlo. O anche questa cosa decorativa è stata fatta tramite un rullo costruito sì, da me. Ho ripreso una cosa degli anni 60, un rullo di Brian Gysin con cui lui faceva queste cose simili a una scrittura che non esisteva e con cui costruiva delle griglie. E quindi ho preso un cartone grande e passato il rullo avanti e indietro, prima era stato inciso. E anche questo però non c'era un grande continuità tra il lavoro di Brian Gysin è il lavoro dell'autore, quindi abbiamo deciso di eliminarlo e di mantenere. Sicuramente ogni volta che progettiamo un libro facciamo diversi dammi, facciamo diverse prove e mi dispiace non li abbiamo portati, ne abbiamo veramente tanti e forse anche per quello che non li abbiamo portati e di solito si riesce a vedere questo processo mentale che viene magari dalla prima idea nostra che è lontana da quella dell'autore e noi mostriamo questo dammi all'autore e poi ci sono le conversazioni tra di noi, quindi cominciano ad arrivare i consigli dell'autore, i controconsigli nostri e alla fine il risultato finale è il frutto di questa collaborazione. Quello che è interessante sicuramente è la libertà di provare, di stampare, di rilegare in modo diverso, facciamo anche workshop in giro, anche soltanto di editing, sequencing, ed design, anche ed binding, scusate, rilegatura. Questo perché? Perché domani le persone che saranno qui impareranno a rilegare qualcosa. Questo perché? Perché vi potete fare a casa il vostro dummy, la vostra prova ed è quello che io personalmente spingo a fare. Avete delle idee in testa, non sapete bene come metterle, stampate le vostre foto, mettetele sul pavimento, cercate di capire. Basta un copy shop, esatto, non dovete avere la stampante a casa. È semplicissimo. Però riuscirete a vedere in modo diverso il vostro lavoro. Noi siamo troppo legati al computer ultimamente e ci manca la visione d'insieme. Il computer vi fa vedere uno schermo e foto molto piccole, che magari conoscete, sono le vostre, però sono molto piccole, non riuscite a vedere dei collegamenti. Oppure foto molto grandi e uniche, cioè singole. E, il modo migliore per mettere insieme un lavoro è sempre quello di stamparlo, metterlo per terra, sul muro, da qualche parte, piatto. Muovete le immagini e vi renderete conto che il vostro lavoro aveva potenzialità immense che non avete mai visto perché stavate guardando uno schermo. E sono la prima a dirvi che per tanto tempo i primi libri li ho fatti in InDesign, sul computer. Una vecchia diatriba analogico e digitale, anche per l'editing. Esatto, anche per l'editing. Sullo schermo farlo in terra, in cui uno muove direttamente. Non lo so, io personalmente ho una memoria fotografica, quindi mi ricordavo più o meno cosa c'era prima, cosa c'era dopo, però la maggior parte delle volte succedeva un'esperienza molto particolare, che forse è perché siamo sposati che viene molto semplice. Certo. No, è che viene molto semplice, che siamo abbastanza in collegamento mentale. A volte mi mancava un pezzo, mi mancavano un paio di foto, erano lì da qualche parte nella sequenza, ma non riuscivo a vederle perché continuavo a guardare sopra e sotto InDesign. E poi arriva lui e in un attimo le rimette a posto ed erano lì soltanto. E adesso sappiamo che nel momento in cui le abbiamo tutte e due insieme, le guardiamo sul pavimento, ci vuole molto meno. E ok, probabilmente l'esperienza e il fatto che leggiamo libri dalla mattina alla sera, quindi stiamo cominciando anche ad avere un occhio allenato. Il però... fatto che io un occhio più per la struttura e tu l'occhio più istintivo per lì. Secondo me questo sì, però gli spiegagli a loro che magari non lo sanno. Siamo due che lavoriamo 24 ore su 24, quindi insomma insieme, quindi sono un minimo.
Andiamo a far vedere sopra. Sì, sì, vi portiamo a far vedere un giro della, della mostra. Prendiamo le trasmissioni. Adesso? Sì. Sono in streaming. Quello che vedete qui alla, sulla parete è questo libro che noi tendiamo sempre a non mostrare perché ce ne vergogniamo abbastanza. È il primo libro, nemmeno di Akina, è il primo libro nostro che abbiamo fatto da soli, quindi self-published. Ed è fatto male, non avevamo nessuna idea di grafica, di stampa, di layout, di questi libri orizzontali orribili che non c'entrano nulla, soltanto perché le foto sono orizzontali e tu non sai dove metterle sulla pagina. A volte funzionano, la maggior parte delle volte no, è soltanto perché non spingi il layout. E quello che vedete sulle pareti è esattamente il libro, ma aperto. Abbiamo ancora delle copie, quindi ci siamo resi conto che potevamo romperlo semplicemente e metterlo sulle pareti. È un libro che abbiamo voluto fortemente fare nel momento in cui siamo arrivati a Londra, ci siamo trasferiti a Londra nel 2010, quindi 2 anni prima delle Olimpiadi di Londra. Non eravamo mai stati a Londra, abbiamo visto che c'era qualcosa di, che stava cambiando nella città fortemente, e quella Londra di cui tutti parlavano, attiva, presente, bellissima, che ti attira, che ti sconvolge, c'era, ma era molto nera, almeno per noi, la nostra esperienza stava diventando molto, molto nera. E la città stava cambiando nel momento in cui eravamo lì, e noi stavamo cambiando, quindi abbiamo cercato di, qualche modo... La città stava cambiando, e la propaganda appunto nel 2012 era più forte che mai nel far vedere la famiglia reale, quanto insomma il fashion, quanto fosse... una città importante in quel periodo. Noi semplicemente siamo andati a esplorare i luoghi che stavano cambiando nel 2012, prima dell'inizio delle Olimpiadi, in cui un'intera parte di Londra è stata completamente stravolta, nella fattispecie quella dell'East End, la parte est di Londra, che una volta era più povera. Ma lo lascerei alle immagini, più che spiegare cosa abbiamo trovato. Noi abbiamo voluto mostrarlo in una certa maniera. Una cosa che voglio dirvi è questi orribili quadrati che abbiamo messo qui e che erano in realtà degli zoom e quasi zoom delle CCTV cameras del controllo che c'è a Londra. E adesso sinceramente a guardarlo mi piange il cuore, non capisco perché veramente abbiamo fatto una scelta del genere a livello grafico, perché è orribile, però aveva senso, noi volevamo far vedere che c'era un controllo pesante sulla città, e forse quello era il modo più semplice allora. C'è stato un momento che ha cambiato la nostra, cioè in cui abbiamo deciso di cominciare a Kina, è quando il
responsabile della sezione magazine della Tate Modern a Londra, ci ha chiesto 10 copie di questo libro e noi abbiamo detto no, perché ci vergognavamo, non volevamo assolutamente mostrarlo. Lui, no, non vergognarsi no, era, si può fare di meglio. Lui probabilmente ha visto la potenzialità, noi abbiamo visto, possiamo farlo meglio. E ci abbiamo messo un mese, abbiamo lasciato i lavori, perché avevamo 2 lavori di giorno, incoscienti, folli, forse coraggiosi, non lo so, più incoscienti probabilmente. E in un mese abbiamo creato Akina e la versione successiva di Fallen Empire, che era costruita con un envelope, una busta, 2 libretti e una cartina che al momento manca. E spedivamo questa busta esattamente così, per cui anche lì di nuovo i collezionisti arrabbiati, perché ci scrivevamo il nome sopra, quindi non potevano più rivenderlo. C'era qui lo stampo della regina. Ed era sulla parte dietro, c'era scritto qualcosa come una mappa di sopravvivenza nella città, per Londra. A map to get lost. A map to get lost anche, sì, per perdersi nella città. E da lì è successo qualcosa. Primo libro pubblicato da soli, secondo libro con Akina, quindi creato questa casa editrice. E da lì ci siamo creati probabilmente l'identità di quelli che fanno le cose fatte a mano. E li vedete qua in giro. Abbiamo c'è un libro che avete sentito, di cui volete sentire la storia? Angry Steel, conoscete Maria Teresa magari? Sly Luck, Londra, Europa, diciamo, questa associazione che nasce dall'America, che porta in giro fotografia e cibo. E dopo tanti anni di Londra sono venuti da noi e hanno chiesto di fare un libro che prendesse sotto esame 24 fotografi, 24 storie e 24 ricette scritte appositamente per il libro, per i progetti singoli. E lì vi posso dire che il nostro lavoro, non da publisher, non da editori in quel momento, ma da creatore di libri, è stato uno dei più duri in assoluto, posso dirvi, perché noi facciamo photobook, che sono di solito un autore e che di solito non hanno testo e che di solito hanno un concetto forte singolo. Lì c'era sì un concetto forte singolo, ma 24 storie diverse era abbastanza difficile metterle insieme. E con Maria Teresa abbiamo avuto briefing lunghissimi di settimane e settimane e abbiamo creato questa specie di libro di ricette culinario, ma con foto. E mi piace l'idea di pensare che quel libro lì è più in cucina che su una libreria pulita e... della serie Eclisse. A un certo punto posso dirvi che eravamo abbastanza... Dopo Fallen Empire abbiamo stampato quel You Win, di solito nostro, di nuovo nostro, quindi nostre foto. A un certo punto dovevamo cercare di capire come funzionasse una casa editrice, quindi ce lo siamo in qualche modo inventato, abbiamo cominciato con le nostre foto. L'idea era... Cerchiamo anche di capire come funzionano le serie, come funzionano le zin, dove possiamo spingere i nostri limiti di sperimentazione anche. E abbiamo creato una serie che parte da un semplice fatto casuale. Abbiamo trovato questa nota, questo foglio stropicciato, in cui c'è una mamma che dice a un figlio o una figlia, un certo Jay, che non sappiamo chi sia, la vita è abbastanza dura, però la vita è quella che tu fai, quindi esci fuori dal letto e vai a fare shopping, vai a comprare qualcosa, è una bellissima giornata, divertiti. Ci ha fatto abbastanza strano leggere di un figlio o figlia, in qualche modo depresso, perché è nel letto, ma... la cui mamma consigliasse di andare a fare shopping, perché è abbastanza rilevante questo. E, nello stesso momento abbiamo trovato delle foto che vi faccio vedere,
delle foto, dei negativi, in un mercatino a Londra, e questo è successo il giorno prima o il giorno dopo, qualcosa del genere. Quindi i due incontri erano abbastanza casuali. E le foto sono anni 60, famiglie felici, tutto bellissimo. E noi eravamo in crisi. E questa persona già era in crisi. E nel passato c'era qualcosa che invece era tutto erano tutti felici. E abbiamo messo insieme il tutto creando una piccola storiella. Niente di niente di eccessivamente difficile, in cui diciamo c'è una comparazione tra il momento felice degli anni 60 e il momento molto triste della crisi odierna. Potete leggere, girare. E questo abbiamo pensato, ok, si chiama Eclisse, c'è una doppia copertina, c'è un buco. Cominciamo a giocare con questi elementi e facciamone una serie. Il secondo numero era foto di mio padre, trovate anche lì archivio. Non avevamo ancora probabilmente la forza di chiedere a fotografi di pubblicare con noi, nemmeno il coraggio, nemmeno la confidenza di farlo. Non eravamo sicuri ancora di avere alle spalle un modus operandi che potesse funzionare con qualsivoglia autore. Abbiamo sempre pensato che era meglio iniziare a farla funzionare noi, soprattutto perché era un modello molto sperimentale, che non buttarci subito con magari un titolo molto grande. Comunque questa è la serie Eclisse, appunto, è nata dalla sperimentazione. È una serie che non è una serie, perché i suoi tratti cambiano da numero a numero e si ripropongono da uno all'altro. Per esempio, inizialmente avevamo utilizzato il cerchio in copertina ritagliato come elemento distintivo, che poi man mano si è perso e dopo un po' è tornato, o la doppia copertina, o il formato A5. Questo è un dosso addosso, per esempio, e sono... Abbiamo deciso questo formato perché sono due autori diversi che fanno parte dello stesso collettivo serbo e sono due visioni diverse della stessa... Camerades si chiama, sì. Sono due visioni diverse dello stesso paese, la Serbia. Ed era un modo abbastanza semplice, se volete, una copertina molto lunga e due libretti. Però ha senso li mette insieme, in relazione insieme. O questo, per esempio, è un ibrido, diciamo, pagine piegate e rilegatura molto semplice a 5 buchi, copertina che si chiude a modi di, non so come definirlo, non so se con un bottone, diciamo, ma tutti questi, e questo ha senso perché il fotografo ha fotografato esclusivamente in un parco Buscemont a Parigi. E quando ci ha presentato il lavoro ci ha detto: sì, è questa geografia mentale, questi spazi immensi, ma tu non riesci a capire dove sei. E io volevo dare proprio l'idea di girarti e di non capire bene lo spazio, di averlo però tutto intorno a te. E poteva funzionare anche lì, poteva funzionare uno zoom, per esempio, perché nelle foto ci sono persone molto molto piccole, molto lontane, ma non era abbastanza, doveva essere assolutamente... Tu, lettore, dovevi essere in mezzo al parco. Quindi abbiamo costruito questo gioco di pagine piegate per cui puoi effettivamente muoverti nello spazio, perché puoi piegare o aprire una pagina piuttosto che l'altra e costruire. Sì, puoi anche creare lo spazio in un certo senso. Cioè, sì. Ci sono molte pagine così, quindi sì, la lettura ogni volta si può scegliere di creare lo spazio in modo diverso, che è poi quello che ha fatto il fotografo. Esatto. Siamo andati in quel parco e non ho trovato niente, non ho trovato il mistero che trovo nelle sue fotografie, in cui trova il piccolo particolare e lo mescola con qualcos'altro. No, ho trovato un mood differente rispetto al parco, che è abbastanza normale. Quindi lui, tramite la scelta di frammenti, di cosa proporre e cosa lasciare fuori dal frame, e cosa noi abbiamo scelto e lui ha scelto di mettere all'interno del libro, viene creato un altro posto, basato sul vero parco di Buscemont, ma sempre un altro posto.
E appunto con la lettura volevamo aggiungere un ulteriore livello di questo, creare una geografia immaginata. E in più, se volete, anche Eclisse, abbiamo preso il nome da Antonioni, e se guardate quelle foto lì, il fotografo si vede che è un appassionato di Antonioni e sembra un po' blow up a un certo punto. Quindi quando mi ricordo che lui era uno, cioè ci comprava questa serie proprio perché gli piaceva molto, e quando gli abbiamo proposto di essere all'interno della serie, probabilmente è stato un po' un sogno anche da ragazzino, sai, Antonioni, Eclisse, ci sono io dentro, ho fatto qualcosa simile al mio grande maestro. È anche bello poi alla fine avere queste piccole mail ogni tanto degli autori o dei clienti che sottolineano dei piccolissimi dettagli come questo, che adesso magari detto così sembra anche banale, però sono molto importanti. C'è ancora Atavism? Sì, c'è Atavism. Beh, questo è un altro esempio di come più o meno usiamo, no, senza più o meno, di come usiamo il design cercando ogni volta un match con il lavoro dell'artista. Questo è un lavoro di Robert Utinski, Slovenia, è un lavoro chiamato Family Album, in cui parla della memoria. Memoria e perdita della memoria, memoria storica. Tutto questo attraverso un lavoro che lui fa sull'archivio di questa piccola cittadina. Comunque prende queste fotografie e ne elimina la parte umana, mettendo a confronto la fotografia originale con quella manipolata, in cui appunto manca la parte umana e rimane solamente lo sfondo. Per questo noi abbiamo pensato di utilizzare le trasparenze in maniera, il design, in maniera funzionale all'argomento trattato. Ed è interessante anche che nella prima metà del libro le persone ci sono e poi scompaiono, come lui ha pensato le immagini, come lui le ha costruite. Abbiamo deciso che nella seconda metà del libro ci sarebbe dovuta essere un cambiamento in qualche modo, perché la memoria è collettiva e quindi in qualche modo sì, le persone non ci sono più, ma tornano tramite anche questo libretto, semplicemente lui che continua a portare in giro le immagini, e quindi il gioco è al contrario, e vi assicuro che adesso ve lo stiamo spiegando, ma non tutti all'inizio riuscivano a capire dove andasse questo libro, perché sì, all'inizio non è proprio apparente, c'è un momento in cui uno se ne accorge e dice ok, il gioco stava andando avanti da un po' prima, però. Di solito questo è il punto in cui uno se ne accorge. Sì, perché forse anche la foto stessa è molto più semplice. E un altro lavoro sulla memoria, e questo probabilmente ci interessa un po' tutti, Salvatore Santoro, saluti la Pineta Mare, aveva questo lavoro nel cassetto da un po', aveva pubblicato prima di Saluti la Pineta Mare una roba tipo 20 copie, che soltanto amici avevano, tra l'altro. E ci ha fatto vedere questo lavoro e noi l'abbiamo conosciuto tramite Saluti la Pineta Mare, tramite il libro, e volevamo assolutamente lavorare con lui perché ci trovavamo molto, molto in contatto. E questo è molto interessante come collaborazione. Lui aveva fatto già un libro di queste foto, noi non abbiamo mai visto il libro e ancora adesso non l'abbiamo mai visto. Spero che un giorno lo vedremo, ma abbiamo costruito qualcosa di nuovo con lui. Vibrante Erde, un lavoro su Marzabotto, piccolo paese dell'Emilia Romagna, dove seconda guerra mondiale, ultimo giorno probabilmente, o penultimo giorno della seconda guerra mondiale, i tedeschi. Sì, hanno decimato la popolazione in rappresaglia. Tutti praticamente. E lui vive lì, e ancora adesso quando racconta quando gira per le strade, racconta del suo posto, del posto dove vive, dice che in qualche modo quella città è una città che si trascina su un passato ancora presente, non succede niente in quella città, ci sono fantasmi che camminano in qualche modo, la gente non si è mai ripresa veramente dalla tragedia.
È una ricerca, se volete, rispetto a Saluti da Pianeta Mare, è una ricerca molto formale, molto più pacata, molto meno del sud. Sicuramente Saluti da Pianeta Mare aiuta. Sì, quasi topografica inizialmente. Sì. È un lavoro sui segni che sono rimasti, ma che non sono segni così evidenti, non, nessuno bene... Forse noi che siamo italiani riusciamo più o meno a capire quello che è un paese del genere. All'estero hanno fatto molta difficoltà a capire questo libro perché vedono segni ma non vedono quello che veramente è rimasto. E nel momento in cui c'è una città del genere, noi sappiamo che già che è un posto un po' triste. Loro non lo riescono a capire. C'è un momento in cui però la storia si dispiega molto molto semplicemente ed è l'utilizzo di anche di una rilegatura che fa sì che del rosso, delle pagine rosse, del cambiamento di stato. Di stato e di stagione. E di stagione, del passaggio del tempo e di una rilegatura rossa centrale, semplicissima, che si chiama single stitch, quindi probabilmente cucito... Con la macchina da cucire. Con la macchina da cucire. Com'è? Con la Singer, esatto. E che però un filo rosso semplicemente sulla neve fa sì che quel sangue che è passato... Beh, di certe cose non bisogna spiegarle perché poi suonano sempre molto banali. No, però mi piace che lo stiamo leggendo insieme, che in qualche modo vi facciamo anche capire... questo, insomma. Vedi, adesso non so più cosa dire. Beh, la superficie del muro che viene ripresa in copertina, per esempio il tipo di carta anche scelta, è una carta molto materica in cui che ha un match in qualche modo per la qualità dell'immagine in cui volevamo riprendere il muro, che è una parte della città vecchia rimasta in cui è stato compiuto l'eccidio e è rimasta inalterata come monumento con l'aggiunta di qualche statua. Queste che si vedono alla fine. È costruito anche come una passeggiata dalla città nuova, quindi dall'oggi al passato, alla memoria, a quello che è successo, al futuro di nuovo. Questa è la figlia di Salvatore. E per lui è molto importante che la figlia sia lì a... probabilmente ricordare quello che è successo, ma anche a cambiare in qualche modo il corso degli eventi, come in realtà dovremmo forse pensare tutti per migliorare un po' il paese dove voi vivete e noi non viviamo più, ma magari ci torneremo un giorno. Questo è un altro lavoro di cui siamo molto molto contenti, è questo, è 365 di Alexander Aksakov, un russo che... due o tre anni fa è andato a farsi il suo anno di militare e si è nascosto una macchinetta fotografica molto vecchia e molto rotta nella tasca ed è riuscito a fare le foto durante tutto l'anno in questa base sperduta nel mezzo della Russia dove non succede assolutamente niente e lui assolutamente non è una persona a cui piace il militare o faceva piacere rimanere lì per un anno. E cosa ha cercato di farci vedere è il tempo passato a non fare nulla, ad aspettare la fine. E all'inizio, lo potete vedere, e all'inizio c'è la storia di lui che racconta e dice questa attesa lunghissima e questo fatto di essere poi scoperto a fare le foto, il generale che gli ha confiscato la macchina, e lui che doveva... che ha cercato di spiegargli che la fotografia per lui era l'unico mezzo di sopravvivenza, cioè doveva tenere un diario ma voleva fotografare e quindi il generale poi si è scoperto essere sì un fotografo amatore, quindi gli ha ridato indietro la macchina fotografica. Un sergente, sì. E alla fine l'ultima foto che lui ha scattato ha fatto sì che la macchina si rompesse ed era sul treno di ritorno a casa. Quindi è stato per lui molto molto importante. Quando lui ci ha dato le foto erano tipo 400-500 foto mescolate tra di loro e in qualche modo si vedeva questo cambiamento di stato,
cambiamento di stagioni, attesa, e abbiamo costruito il libro come un diario di passaggio. Le prime immagini sono questi ritratti di ragazzini che sono lì, che vanno a fare il militare, non si sa bene perché, per come. E le ultime foto invece, gli stessi ragazzini hanno dei fucili in mano e lo sguardo è cambiato, però sapete benissimo che quelle persone torneranno a casa, non è che gli ha cambiato così tanto la vita, almeno non lo so, magari qualcuno qui ha fatto il militare ed è stato cambiato, ma per Alexander non lo era assolutamente, non vedeva l'ora di tornare a casa. Questo del rito di passaggio è una cosa che noi abbiamo imposto alle foto volendo, perché l'editing è stato nostro. Però più che imposto mi piace pensare che fosse lì. Riprova di questo è stato quando ci è giunta l'introduzione scritta di Alexander, è come sembrava stesse parlando del libro che ne avevamo fatto, che l'avesse, invece è stato indipendente, lui è scritto e noi abbiamo fatto l'editing delle foto in contemporanea. E poi ci siamo quando si sono ritrovate, appunto funzionava, raccontavano la stessa storia. E questa vedete che è la bravura anche del fotografo di raccontare tramite singole immagini, nel senso, sì, noi avevamo 400-500 foto del progetto, sì, il concetto è abbastanza semplice, militare un anno, quindi anche la nostra lettura era abbastanza semplice, ma le foto erano lì e si vedono i cambiamenti di stato, si vedono i cambiamenti di stagioni e l'attesa del non sapere cosa fare era già tutto lì, quindi l'abbiamo semplicemente letto e riguardato. La rilegatura è una rilegatura coptica, quel libro lì all'inizio ci voleva soltanto per rilegarlo un'ora ogni libro e non vi stiamo parlando di stampare la copertina in serigrafia, bucare, piegare le foto, stampare le immagini, ogni libro ci voleva un'ora. Visto che non eravamo contenti, soddisfatti del fatto che avevamo fatto soltanto 150 copie, abbiamo deciso di fare un altro libro con la stessa rilegatura, ma molto più grande, per cui un'ora in più, cioè un'ora di nuovo, in più due metri e mezzo di filo ogni copia. Ed è forse uno dei lavori a cui siamo più legati. Balkan Punk è lo stesso autore di questa piccola zin, che è tra l'altro il primo autore che abbiamo pubblicato, Jose Sualdonik, sloveno anche lui, e da questo libro abbiamo deciso di cominciare a fare due versioni, uno handmade, uno fatto a mano, e uno come si dice trade in italiano? Non commerciale, perché non è commerciale, più... per tutti. Bene, un'altra edizione. L'edizione democratica, esatto, su via. L'edizione democratica. E da lì abbiamo anche cominciato a capire forse un po' di più il valore del fatto a mano e del 2 ore di lavoro per ogni copia. Quindi questa edizione qua costava leggermente di più, costava 38 pound, che non sono niente per un lavoro del genere. Questa copia non la guardate perché è veramente fatta male, è la nostra ultima copia, le altre le abbiamo tutte date via. Però quello lì costava 22, quindi c'era una differenza di prezzo non troppo grande, comunque democratico per tutte e due, sia per collezionista che magari vuole una copia un po' più particolare, sia per tutti noi che ci possiamo permettere magari soltanto 22 e non 38. No, più che altro è anche possibile raggiungere una fascia molto maggiore di persone rivolgendosi ad altri che non solamente i collezionisti. Per esempio, anche scendendo di prezzo, uno si può rivolgere anche agli universitari o insomma tutta una fascia di persone anche che magari non sono disposti a pagare un libro 40 o 50 o 70 o 100... E in più questo lavoro qui è sul punk, in Slovenia negli anni dal 79 all'89 e non ci pareva proprio il caso di fare qualcosa di dispendioso o perfetto. E il Jose, l'autore, è stato molto molto contento. E la cosa particolare di questa storia è che
Abbiamo fatto la zin, quella sul circo, nel dicembre del 2012, quindi appena iniziato. A Natale 2012, a Natale, in particolare. 2012. Noi il 24 eravamo in collegamento con Skype con lui a fare l'editing insieme. Anche lui non stava festeggiando Natale, quindi per noi andava benissimo, lavoriamo tutti quanti anche di notte. E mentre stavamo stampando quel libretto lì, lui continuava a dirci che aveva queste foto degli anni 80 in Slovenia, di concerti punk, della scena punk. E noi continuavamo a dirgli, guarda, ti conosciamo, non le abbiamo ancora viste, ma le pubblicheremo, lo sappiamo. Perché, non lo so, c'era qualcosa che ci diceva che ci abbiamo giocato, magari potevano essere delle orribili e però abbiamo dato la parola, l'avremmo fatto probabilmente. E questo libro è costruito come un viaggio dal 79 all'89, entri dentro un locale e non ne esci più fino all'89, fino alla fine del libro, non si vede mai la luce. E effettivamente era durante la dittatura ex Jugoslavia, quindi ha senso. C'era una fortissima scena punk, ma... Chiaramente... Aspetta, voglio leggere la piccola postfazione, perché... Non c'è qua. Questa è la copia... Posso... Questa è la copia precedente. Neanche qua. Beh, parla in cui nel 1979 scoprì Henri Cartier-Bresson e Joseph Kudelka e fu una rivelazione. Allo stesso momento in cui scoprì questo, sui 13 anni, era parte di ogni cosa che fosse ribelle. E quindi per lui il movimento punk è stato un'eccezionale scuola. Quando aveva 13 anni, lui ha 13 anni, quindi ha iniziato questo progetto. Chiaramente non è iniziato come un progetto, ma come una documentazione, non so... quanto fosse una documentazione iniziale o una cosa per capire cosa stesse succedendo attorno, magari iniziato con gli snapshot degli amici. E poi però si vede che è andato verso qualcosa di molto più professionale, probabilmente stava lavorando. E continua dicendo, doveva essere strano allora quando noi dovevamo... Quando c'era la Jugoslavia, due volte all'anno si viaggiava fino a Trieste, alla frontiera con l'Italia, per comprare del chewing gum, un paio di jeans e dei rotoli di Tri-X, il Kodak 400 in bianco e nero. Sì, dice, costavano un'assoluta fortuna e duravano almeno un paio di mesi. Poi tornando indietro, l'agente della dogana jugoslavo ti teneva fermo sul confine per umiliarti. C'era molta libertà, potevi ai concerti essere di fianco a Siusi, cioè non c'era una grossa divisione tra pubblico e cantanti, però dall'altro lato potevi finire nei guai avendo semplicemente una spilletta dei Sex Pistols. Quindi sono queste cose che condivido. E poi un ultimo libro, magari poi basta, è questo qui, The Looking Game, questa è la seconda edizione, la prima edizione è finita tanto tempo fa, molto velocemente, è un libro molto particolare, non è tipicamente Akina, ed è una collaborazione, e questo è molto interessante, con gli autori e gli editori, e altri editori. Marco Paltrinieri, Mirko Smerdel, Discipola Edition, sono anche gli autori di questo libro. Questo libro è un insieme di fotografie trovate online di archivio di un serial killer che è ancora vivo nel braccio della morte in America ed era un fotografo amatore, per cui già lì la connessione è abbastanza particolare. Ci interessa un po' a tutti, ma in realtà siamo anche un po'... è anche un serial killer, quindi ci distanziamo subito. Di solito quando le persone aprono questo libro e sfogliano, e lo potete vedere, sono fotografie abbastanza semplici, niente di particolare, di donne.
E di conseguenza il primo atteggiamento nostro nei confronti del libro è snapshot, foto di persone. E questa è la cosa interessante. Questo libro parla del fatto che appena noi sappiamo il background, appena sappiamo quello, cioè la persona che ha scattato le foto o la storia che c'è dietro, il nostro atteggiamento nei confronti della foto cambia. Però la foto in sé rimane quella. Le foto sono messe a confronto con il testo di John Berger, che è un critico d'arte molto famoso. Se avete voglia e tempo, c'è una BBC su YouTube, si chiama Ways of Seeing, e sono 4 episodi. E lui negli anni 70 cercava di spiegare le immagini in un modo semiotico, in un modo molto molto particolare, abbastanza rivoluzionario. Esatto. Abbiamo appena pubblicato la seconda edizione, non l'abbiamo ancora fatta, cioè non l'abbiamo ancora messa online, quindi siete veramente le prime persone a vederla. Infatti le copie sono ancora, sarebbero dovute rimanere in pressa ancora un po', si stanno già rovinando, però almeno vedete quello che c'è dentro. No, poi tornano normali, però poi sì, la stiamo normali. Presentando oggi in contemporanea agli autori che lo presentano a Basilea. Che Basilea è tipo l'art market più, uno dei più importanti europei, quindi siamo molto, molto importanti. No, per il momento volevamo darvi tregua un attimo, magari 20 minuti, una mezz'oretta, stiamo un po' assieme, noi siamo sempre qua, quindi siamo felicissimi di spiegare qualcos'altro, ma... sì, ricominciamo tra poco, però sentitevi liberi di venire e parlare. Siamo qui.